La giornalista, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, difende il leader leghista e tira una frecciatina ai pesciolini per quanto successo a Palermo. L'unico politico che sia andato a salutare il commissariato di polizia e la lapide di mio padre è stato Matteo Salvini. Mentre le sardine ballavano e bevevano la birra in piazza. Scrive così Rita Dalla Chiesa sul proprio profilo Twitter, commentando la visita di ieri lunedì 3 febbraio del segretario della Lega a Palermo e della contestuale contromanifestazione del movimento ittico di piazza, come riportato da ADN Cronos. La giornalista è appunto figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre del 1982 nel capoluogo siciliano, di cui era diventato prefetto per combattere la mafia di Cosa Nostra, in un attentato mafioso, nel quale morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo. Il leader del Carroccio ha incontrato i militanti, ma anche in questa occasione è stato preso di mira da contestatori e dalle sardine, che hanno costretto l'entourage dell'ex ministro dell'Interno ad annullare la visita al mercato di Ballarò. Ma non la visita al commissariato di polizia e alla lapide del generale Dalla Chiesa. Su tutti Palermo non si lega. A differenza però degli annunci, le sardine non erano migliaia ma appena qualche centinaia. E ovviamente qualcuno ha intonato Bella Ciao punto ai microfoni della stampa, l'ex vice premier ha così commentato la contromanifestazione: quello delle sardine è un movimento che mi odia, non posso neanche dirgli mettete dei fiori nei vostri cannoni perché magari fraintendono. Io non sono a Palermo contro qualcuno, sono a offrire un'idea di città ai palermitani che vogliono ascoltare. Uno che dice esisto perché non mi piace Salvini. Auguri. Io mi accontento dei sondaggi che danno la Lega al 33,3%. Basterebbe che portassero un'idea. Andare in piazza a dire mi sta sulle balle Salvini, non è che rappresenti un'idea di Sicilia diversa.